accendiamo. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Alessandro Giuliano, direttore della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Quindi questa per noi è una audizione importante che si inserisce in questo percorso di approfondimento che stiamo portando avanti come Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie. Abbiamo avuto modo di riscontrare sul territorio e anche nel corso di diverse audizioni che abbiamo portato avanti il ruolo basilare della Polizia di Stato, così come dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Quindi questo è uno step ulteriore, ripeto, in questo percorso di analisi e di approfondimento che poi si unisce da un lato alla proposta concreta, perché stiamo anche portando avanti tutta una serie di proposte sulla base degli elementi che raccogliamo, ma anche di presenza sui territori delle periferie del nostro paese. Quindi ecco, nel ringraziarla nuovamente le do molto volentieri la parola. Grazie Presidente, buonasera a lei, buonasera ai membri della Commissione. Forse potrei fare un brevissimo cenno alle funzioni dell'ufficio che mi è stato affidato. La Direzione Centrale Anticrimine è responsabile, alla direzione fanno capo sostanzialmente tre settori della Polizia di Stato. Uno è quello investigativo, con il servizio centrale operativo a livello centrale e tutte le squadre mobili delle questure italiane che si occupano in sostanza delle investigazioni criminali. Poi c'è il comparto del controllo del territorio con il servizio controllo del territorio a livello centrale, gli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico delle questure, gli uffici controllo del territorio dei commissariati sezionali e distaccati, i reparti prevenzione crimine e le unità operative di pronto intervento. Questo è tutto il settore del controllo del territorio, quello che per intenderci viene svolto in uniforme. E infine il settore che fa capo al Servizio Centrale Anticrimine, di cui fanno parte tutte le divisioni anticrimine presenti nelle questure italiane, che sono, a cui è demandato l'importantissimo compito di predisporre le misure di prevenzione o le richieste di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Detto questo, forse una piccola precisazione può essere fatta, se mi è concesso, sul concetto di periferia, perché la nostra attività vede un grande impegno in aree del territorio che sono ad alta densità criminale, penso che sia questo il tema di cui si occupa prevalentemente la Commissione, ma che non sono tutte topograficamente periferie. Vi sono anche delle periferie in centro, non so se possiamo chiamarle periferie sociali, periferie caratterizzate da marginalità, da degrado, quindi anche dalla presenza di organizzazioni criminali. Soprattutto in alcune delle nostre città vi sono dei quartieri nel centro storico che corrispondono un po' al concetto di periferia nel senso che qui intendiamo. Detto questo, si tratta quello del degrado delle periferie di un problema estremamente complesso che come tutti i problemi complessi non è caratterizzato da una sola soluzione. Perfino sul versante dell'attività di polizia deve essere affrontato su più livelli, e proverò a descrivere la nostra attività seguendo proprio la tripartizione che ho appena, a cui ho appena accennato delle funzioni della Direzione Centrale Anticrimine. Il primo modo, secondo me, il primo piano su cui questa tematica va affrontata è quella, secondo me, delle investigazioni sulle organizzazioni criminali più strutturate, che spesso traggono nutrimento dal degrado e dallo stato di bisogno in cui versano gli abitanti di alcuni quartieri per mettere in piedi, ad esempio, sono soltanto degli esempi, delle piazze di spaccio o per mettere in piedi un racket di occupazioni abusive in maniera organizzata, in questo caso realizzando anche una pericolosa forma di welfare criminoso. E non solo queste alimentazioni si nutrono del degrado, ma a loro volta lo determinano, perché potete immaginare, anzi lo sapete benissimo, so che avete sentito
tra gli altri mio amico Maurizio Patriciello, in che condizioni versano caseggiati o addirittura quartieri in cui vengono sistematicamente attuate attività di spaccio di stupefacenti o di occupazione abusive. Quindi è una sorta di circolo vizioso che deve essere spezzato anzitutto investigando sulle organizzazioni criminali strutturate. Si tratta tra l'altro di una modalità di intervento che ha effetti più duraturi, perché spesso queste investigazioni consentono anche di ipotizzare reati gravi che quindi prevedono pene anche più elevate, pene detentive più elevate. Di ieri la notizia di un'importante attività della chiusura, di un'importante attività investigativa nell'area garganica con la cattura di circa 40 persone per associazione mafiosa ed altro, di poche settimane fa un'importante operazione di polizia ha visto la cattura di una sessantina di persone nel quartiere Ponticelli di Napoli. È questo che intendo per disarticolazione delle organizzazioni criminali. Nei casi che ho illustrato e in tanti altri, qualora le ipotesi investigative venissero confermate in sede giudiziaria, i reati che sono ipotizzati, come ho detto, sono gravi e possono quindi avere degli effetti in termini di pena detentiva più significativi. D'altro canto però la raccolta degli elementi di prova per fatti così gravi richiede un tempo fisiologico per la raccolta delle prove, si tratta degli elementi di prova, si tratta di indagini complesse e i processi a loro volta sono comprensibilmente complessi, quindi questa attività non può che essere affiancata da un'attività di repressione dei reati di criminalità diffusa, intervenendo in flagranza sui reati cosiddetti di strada, sui reati violenti, sullo spaccio di stupefacenti. Questo perché se anche noi sottolineiamo, come è giusto fare, quando vi è una flessione dei reati e quando il fatto che negli ultimi decenni non si verifichino fatti gravi come avveniva 20 o 30 anni fa, non possiamo comunque non farci carico della percezione di insicurezza che a volte interessa alcuni cittadini del nostro, alcuna parte dei cittadini del nostro paese, soprattutto quelli che vivono in aree in cui la sicurezza è più precaria, e quindi è giusto contrastare anche con interventi di repressione dei reati in flagranza questo genere di delitti. Tanto è vero che in tutte le squadre mobili vi è una sezione deputata esattamente al contrasto alla criminalità diffusa. Vi è poi il tema amplissimo del controllo del territorio e della prevenzione generale dei reati svolta appunto dai nostri operatori in uniforme. Il controllo del territorio si svolge direi a due livelli. Uno è quello cosiddetto ordinario ed vede il suo punto di caduta nelle autorità provinciali di pubblica sicurezza che conoscendo ovviamente area per area le criticità che vi sono nei vari luoghi, anche i momenti della giornata in cui queste criticità si manifestano in modo più incisivo, fanno in modo di coordinare l'attività di controllo del territorio delle forze di polizia in modo da far sì che non vi siano da un lato duplicazioni, dall'altro insufficienze di controlli in determinate aree del territorio. Quindi in ogni città del nostro paese il prefetto, il questore tengono conto della situazione di volta in volta presente in tutta l'area di loro competenza e il controllo del territorio viene coordinato secondo dei piani che tengono conto della situazione in concreto. Vi è poi ovviamente un altro tipo di attività di controllo del territorio che è quella speciale con le operazioni cosiddette ad alto impatto a cui concorrono vari attori, oltre a quelli ordinari, i reparti prevenzione crimine, le unità operative di pronto intervento, ma anche le polizie locali, le ASL, in base al tipo di intervento che occorre fare, vengono pianificati sempre su indicazione o richiesta delle autorità provinciali di pubblica sicurezza dei servizi straordinari quando si ritiene che serva l'impiego in determinati momenti e luoghi di una forza anche, militare più significativa, cosa che viene fatta in tutte le aree del nostro territorio anche in questo caso.
Il controllo del territorio è un tema su cui la Polizia di Stato sta investendo moltissimo, ad esempio in termini di tecnologia. Sembra negli ultimi decenni sono cambiate completamente sia la nostra formazione, sia la formazione dei nostri operatori, sia di centrale operativa che di strada, sia le dotazioni. Oggi i nostri operatori hanno delle auto semiblindate, dispongono di tecnologie come dei tablet che fanno in modo che loro possano interrogare le banche dati al momento in cui fanno dei controlli in strada e conoscere i precedenti della persona che stanno controllando senza in questo modo allungare i tempi del controllo e senza aggravare ulteriormente la centrale operativa. Vi sono telecamere nelle nostre auto che consentono, quando attivate, ma anche i tablet sono dotati di telecamere, di inviare alla sala operativa immagini in modo tale che la sala operativa possa rendersi conto in concreto di cosa sta accadendo, del tipo di intervento che stanno facendo i nostri operatori. Vi è il taser, che è uno strumento che ha dimostrato nei 2 anni circa in cui lo abbiamo utilizzato una notevole efficacia, soprattutto di deterrenza. Vi sono anche strumenti diciamo di prossimità digitale. Sapete, esistono delle app, l'app Upol per dirne una, con cui il cittadino può direttamente interloquire e rappresentare problematiche, inviare immagini, farsi geolocalizzare alla centrale operativa quando ritiene di avere qualcosa da segnalare. Questa app era nata inizialmente con lo specifico fine di segnalare il bullismo o lo spaccio, ma adesso è stata estesa anche alla violenza domestica, ma per la verità noi diciamo, siamo contenti di ricevere segnalazioni attraverso l'app Upol di qualsiasi genere, al netto del fatto che le segnalazioni di emergenza è sempre opportuno che vengano fatte attraverso i numeri di emergenza 112 e 113, che consentono un'interlocuzione con l'operatore di polizia presente in sala operativa, il quale può rendersi conto meglio di cosa sta accadendo e quindi di che tipo di intervento deve essere svolto dalla centrale operativa. Lo diciamo perché, aprendo una piccola parentesi, noi facciamo un larghissimo ricorso alla tecnologia, ho fatto soltanto degli esempi, ma la tecnologia è sempre da considerarsi a supporto dell'intelligenza, della preparazione e del discernimento di un operatore di polizia. Lo supporta ma non lo sostituisce. Vi è poi il tema, una piccola parentesi voglio aprire, sull'importanza dei sistemi di videosorveglianza ai fini della sicurezza. Noi anche qui, sempre filtrati dall'attività dell'operatore che è lì, che valuta queste immagini, abbiamo notato nelle nostre città quanto questi strumenti siano di estremo supporto alla sicurezza, per esempio alla individuazione dei responsabili dei reati o alla gestione dei servizi di ordine pubblico, alla valutazione di un'emergenza nel momento in cui questa avviene. Quindi riteniamo auspicabile che vi sia un sempre più ricorso a questi sistemi, che però naturalmente devono essere tecnologicamente adeguati a inviare i segnali alle sale operative delle forze dell'ordine, perché altrimenti si creerebbe una sorta di firmamento di telecamere non poi utilizzabili, spendibili nell'attività della sicurezza. Infine, stavo dicendo, il tema delle misure di prevenzione di competenza delle divisioni anticrimine e del servizio centrale anticrimine, che ha avuto un'evoluzione grandissima negli ultimi decenni, soprattutto in tema, per quel che qui ci impegna, di misure di prevenzione personali, che sono state largamente ampliate quanto ad ambito di applicazione e quanto anche a sanzioni per l'inosservanza di queste misure, che servono, alcune di queste, i cosiddetti DACUR, a inibire l'accesso a determinate persone in determinate aree, quando diciamo, questa presenza si sia rivelata pericolosa per le azioni che ha compiuto questa persona o anche per i suoi precedenti. Negli ultimi anni questi strumenti sono stati utilizzati ampiamente
e da un anno all'altro noi notiamo che i questori fanno, utilizzo di questi, fanno uso di questi strumenti in maniera sempre, sempre maggiore. Fatta questa premessa, Presidente, che la, ovviamente ho descritto qual è la nostra attività, non posso non sottolineare che l'attività di polizia, che è ovviamente importante ed è quella per cui avete voluto la mia presenza qui, sarebbe largamente insufficiente con riferimento ad affrontare il degrado in cui versano alcune aree del nostro territorio se non fosse, diciamo, se non si tenesse conto delle cause ultime di questo degrado, cioè la povertà educativa, la povertà anche qualche volta anche materiale, la marginalità, la mancanza di prospettive in cui versano molti giovani di questo territorio e anche la mancanza di strutture e di servizi che caratterizzano alcune aree. Quindi nel sottolineare quanto importante sia la nostra attività, l'attività di polizia, figuriamoci, d'altro canto faccio il poliziotto da 34 anni, se sia possibile che io la pensi altrimenti, questa attività tuttavia, che noi dobbiamo svolgere sempre di più e sempre meglio, non può non essere affiancata dalla cultura, dall'educazione, dalla riqualificazione urbanistica, perché noi abbiamo aree nel nostro territorio in cui i ragazzi, non dico una biblioteca o un teatro, ma non dispongono neppure di un posto per andare a giocare a pallone. Questo credo che debba essere tenuto presente quando si decide di come affrontare un problema così complesso. Questo è tanto vero, Presidente, e concludo, che benché non siano i nostri compiti istituzionali previsti dalla legge, la Polizia di Stato da anni è presente da sempre nelle scuole dei quartieri più difficili per parlare con i ragazzi e gli atleti delle nostre Fiamme Oro in tanti quartieri complessi, ad esempio di Napoli, la sanità o il pallonetto Santa Lucia, avviano allo sport bambini e ragazzi perché, diciamo, lo sport reca con sé dei valori formidabili come il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, il sacrificio per ottenere un risultato che crediamo possano supportare la nostra attività. Io chiuderei qui, restando a disposizione per eventuali domande dei commissari. Bene, grazie dottore per la relazione esaustiva che porta avanti anche il suo punto di vista, il suo contributo sulla base di una esperienza lunga sul campo. E chiedo anche ai colleghi collegati se ci sono delle domande, delle osservazioni. Io in particolare chiederei due cose. Innanzitutto si è parlato di videosorveglianza. Videosorveglianza che è uno degli interventi che inizia a essere piuttosto diffuso anche nelle periferie come sistema che ovviamente sia d'ausilio per garantire il controllo del territorio. Volevo sapere, sulla base della sua esperienza, quale è una criticità che si registra nel passare dalla ripresa delle situazioni all'azione successiva, perché è uno dei temi sui quali si sta insistendo molto a tutti i livelli. Quindi magari sapere da lei quelle che sono le criticità che si riscontrano sul campo sulla base della sua esperienza. E un secondo aspetto che vorrei sapere è questo legato alla collaborazione dei cittadini. Non abbiamo parlato del fatto che molto spesso in passato i cittadini delle periferie italiane hanno sentito molto questa cesura rispetto al resto delle città e si sono creati dei meccanismi in cui l'istituzione veniva comunque considerata un qualcosa di lontano e di distante. Lei percepisce, sulla base della sua esperienza, un cambiamento di approccio dei cittadini? Perché quello che noi stiamo riscontrando, soprattutto nel corso delle nostre visite esterne, è che si sta ricreando molto un meccanismo di rinnovata fiducia nello Stato. Volevo sapere se voi questa cosa la percepite sulla base delle vostre attività. Queste due domande in apertura. Chiedo ai colleghi se ci sono domande, mi fate segno eventualmente.
Allora, tutte e due questioni importanti, Presidente. Allora, il tema delle videosorveglianze, come ho detto, che come tante tecnologie costituisce un supporto straordinario all'attività di polizia, deve essere anche qui correttamente inquadrato. In alcune nostre centrali operative arrivano 7-800, immagini 7-800 telecamere, quindi anzitutto va chiarito che non è immaginabile che nessuno, né forze di polizia né istituti privati di vigilanza possano costantemente visionare le telecamere. Quindi detto questo però, io ho sempre trovato in tutte le città in cui ho lavorato una straordinaria utilità negli strumenti di videosorveglianza e ho patito la mancanza di questi strumenti là dove non c'erano. Questo perché sono testimone del fatto che nella risoluzione di tanti gravi delitti nel nostro territorio nazionale ha pesato in senso positivo e sono state in qualche caso risolutive le immagini dei circuiti di videosorveglianza, e inoltre sono di estrema utilità una volta che si sa che in un'area c'è una criticità, c'è un assembramento, c'è una manifestazione, che non è una criticità ovviamente. Questa può essere seguita più adeguatamente dalla centrale operativa se nella zona insistono dei circuiti di videosorveglianza, cioè gli operatori che stanno in ufficio o il questore che dirige, che coordina i servizi di ordine pubblico, si rende conto meglio di ciò che accade sulle nostre strade se queste sono coperte da circuiti di videosorveglianza. Ovviamente i sistemi di videosorveglianza devono essere installati seguendo le norme che riguardano il trattamento dei dati personali, questo va da sé, e si deve far sì, come dicevo prima, che sia possibile gestire queste apparecchiature e ricevere il loro segnale dalle centrali operative, altrimenti la loro fruizione diventa molto più complessa e anche la ricerca stessa delle immagini là dove ce n'è bisogno diventa più macchinosa. Quindi è chiaro che è importantissimo che ci sia una tecnologia che consente di inviare le immagini di questi circuiti, di questi strumenti alle centrali operative delle forze dell'ordine e della polizia locale ovviamente. La vicinanza ai cittadini, naturalmente non posso dirlo io, però è vero che noi negli ultimi anni abbiamo fatto un grande sforzo, anche in termini di comunicazione, per far sì che le persone comprendano quali sono le nostre attività, cosa possiamo fare e cosa facciamo. Anche attraverso i social, attraverso i nostri uffici addetti alla comunicazione, attraverso il tipo di prossimità digitale di cui parlavo, e soprattutto rendendoci conto, lo ripeto anche se l'ho detto prima, che il fatto che magari in un dato periodo storico i reati siano diminuiti non può essere una risposta che si dà a un cittadino che ha subito un reato o a un cittadino che vive in un'area del nostro paese in cui non c'è una sicurezza adeguata. Dobbiamo comunque farci carico di questa forbice tra sicurezza reale e sicurezza percepita e fare in modo che la gente si senta più sicura, eventualmente parlando con la gente, intensificando la nostra presenza con quelle operazioni ad alto impatto di cui parlavo prima nelle aree in cui vi sono maggiori criticità, ed è ciò che facciamo. Bene, grazie mille. Chiedo di nuovo ai colleghi se ci sono delle domande o delle osservazioni. Altrimenti, non so, Daniela. Sì, Presidente, grazie. I colleghi che vogliono, se possono alzare la mano in maniera digitale. Bene. Prego, Vicepresidente. Ho ascoltato la relazione e ringrazio sul tema della videosorveglianza. Sono particolarmente sensibile perché sono stata sindaco e avevo attivato un numero consistente di videocamere. Quello che mi chiedo, dovendo operare con tanti comuni, è capire se attraverso un protocollo, una collaborazione, un dialogo tra comuni si può rendere, diciamo, così più semplice l'operato della polizia. Credo che fare rete possa
sempre essere utile e possa anche semplificare la gestione che mi vedo sicuramente complessa e certo con grandi risultati, con grandi ricadute, ma sicuramente complessa. Grazie. Vicepresidente Ruffino, il collega Penza, prego collega. Sì, allora una domanda che volevo fare io in merito alla questione anche rimanendo in tema periferie, delle periferie lì dove abbiamo i quartieri popolari. In merito alla questione anche densità abitativa spesso che si hanno in questi quartieri popolari, prendo ad esempio il Parco Verde o magari altri quartieri in cui la densità abitativa è talmente grande che spesso rendono non solo difficili le indagini della polizia e comunque le operazioni di polizia, ma volevo sapere se poteva essere ipotizzabile magari una sorta di operazione per decongestionare anche con strumenti, non so, come l'abbattimento e la ricostruzione di questi quartieri in modo delocalizzato, se poteva essere anche produttivo dal punto di vista decongestionante della criminalità, che nello specifico mi riferisco a questi quartieri che un pochettino sono come incubatori per personalità fragili che possono e talvolta accedono alla vita criminale. Grazie al collega Penza, darei la parola al dottor Giuliano, eventuali altri colleghi che hanno domande possono segnalarlo, intanto rispondiamo ai colleghi Ruffino e Penza. Allora, con riferimento alla prima domanda dell'onorevole Ruffino, sì vicepresidente, io concordo in pieno, sfondo una porta aperta, io ho sempre sostenuto la necessità di una collaborazione strettissima, ciascuno secondo le proprie competenze, tra le forze di polizia a competenza generale e gli enti locali, i comuni, le polizie locali. Quindi a maggior ragione sono d'accordo sul fatto che vi sia una cooperazione tra ad esempio le polizie locali dei vari comuni, penso per esempio ai comuni che sono molto vicini tra loro, sono piccoli, dispongono di corpi di polizia locali che viene valutati insufficienti dal punto di vista numerico, non c'è ombra di dubbio che anche in questo caso l'Unione faccia la forza, quindi penso che non si possa che guardare con favore al tema che lei ha prospettato. Per la domanda dell'onorevole Penza, beh, diciamo dei casi, naturalmente qui è un tema che in larga parte eccede le competenze della Polizia di Stato, si immagini se possiamo diciamo, occuparci di abbattimenti, però è vero, vi sono stati dei casi, perché non eludere la sua domanda, in cui il degrado di determinate aree era talmente avanzato per cui non era possibile, non si è ritenuto possibile, ovviamente parliamo da parte delle autorità locali, una riqualificazione. Io ricordo di essere stato, aver avuto il privilegio di lavorare alcuni anni a Padova, vi era un'area neppure troppo periferica che era talmente degradata che alla fine si decise di abbattere quelle palazzine e di ricostruirvi dell'altro. È chiaro che sono decisioni complesse, naturalmente, che non si possono adottare di punto in bianco, perché bisogna anche porsi il problema delle persone che ci stanno dentro, di cosa fare, di dove devono andare le persone che ci stanno dentro, che possono essere occupanti abusivi, possono essere occupanti non abusivi, oppure possono essere abusivi perché espressione di organizzazioni criminali, oppure perché vittime di organizzazioni criminali che le hanno collocate lì dentro approfittando del loro stato di bisogno. Ci possono essere delle fragilità, bambini, persone anziane, malate, quindi è certamente una strada percorribile quella di abbattere e ricostruire, ma che deve tenere conto di tutte le questioni sociali che sono connesse. Questo è lo stesso discorso, per la verità, che si può fare in generale quando si parla di occupazioni abusive, di immobili pubblici. Grazie. Non vedo altre mani alzate e solamente una cosa, un passaggio sulle operazioni ad alto impatto. E diciamo
più che una domanda, è una osservazione che noi facciamo sulla utilità enorme che comunque queste operazioni ad alto impatto hanno nelle periferie per il discorso che dicevamo prima, ossia aree che hanno visto per troppo tempo la lontananza enorme delle istituzioni, la mancata presenza, che vedono nel corso delle operazioni ad alto impatto, vedono invece una presenza, anche se vogliamo, un po' rumorosa, ma io devo dire che per la nostra esperienza, la nostra piccola esperienza di questi mesi, io riscontro un grande favore da parte ovviamente della stragrande maggioranza della popolazione, anche se ovviamente non è di per sé sufficiente, come è stato detto, perché poi va accompagnato con tutta un'altra serie di azioni. Però ecco, magari sapete lei cosa ne pensa sul discorso operazioni ad alto impatto. Dal nostro punto di vista, pur, ripeto, con la premessa che non sono di per sé sufficienti, però abbiamo avuto dei riscontri molto positivi in termini di ricaduta dell'azione sui territori. Presidente, io sono d'accordo con lei. Le operazioni ad alto impatto vengono attuate dai questori, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, chiedendo il supporto dei reparti prevenzione crimine che fanno capo alla direzione centrale anticrimine. Sono circa 1300 operatori, donne e uomini, che hanno un'alta competenza operativa e capacità di intervento su tutto il territorio nazionale. La cartina di tornasole, la dimostrazione plastica dell'utilità delle operazioni ad alto impatto sta nel fatto che i colleghi del territorio ci continuano a chiedere questi rinforzi per metterle in atto. Questo perché evidentemente loro, che hanno il polso diretto del rapporto con la cittadinanza, con le associazioni, si rendono conto di ciò che diceva lei, e cioè del fatto che le persone percepiscono positivamente questo tipo di intervento. Però ecco, quello che va chiarito è che non sono soltanto un'operazione, diciamo, per avere di supporto psicologico agli abitanti di quel quartiere, di quei quartieri, cosa che pure è importante, ma servono anche a raccogliere elementi per avviare attività investigative, servono per perquisire ad esempio persone di cui gli uffici investigativi conoscono il fatto di essere dedite ad attività criminose. Quindi hanno una duplice veste, quella di intensificare il controllo del territorio, di raccogliere elementi di prova e di utilizzare le conoscenze che i colleghi sul territorio hanno nei confronti di alcune persone, di alcune realtà criminose. Pensiamo, insomma, agli abbattimenti degli ostacoli che a volte vengono frapposti per fare in modo che lo spaccio venga svolto impunemente. L'ho detto prima, lo sottolineo adesso, le operazioni ad alto impatto vedono quasi sempre il concorso di tanti altri attori, oltre agli uffici prevenzione generale e ai reparti prevenzione crimine. La polizia ferroviaria, quando si è in un ambito ferroviario, nelle vicinanze dell'ambito ferroviario, le polizie locali sempre, i vigili del fuoco quando è necessario abbattere degli ostacoli, le ASL o uffici specializzati dell'Arma dei Carabinieri quando vi sono dei locali per cui è ritenuto utile controllarne anche, diciamo, le condizioni igienico-sanitarie. Quindi noi tendiamo sempre a fare in modo che questi servizi, che sono organizzati e disposti dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, vengano svolti in modo corale, per fare in modo che l'intervento sia investa ogni parte dell'illegalità che certi quartieri soffrono. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, io ne ho una conclusiva, però su un tema che sta molto a cuore a questa commissione, che è quello delle occupazioni abusive, ossia dei tratti comuni che abbiamo riscontrato nel corso di questi mesi in giro per le periferie un po' di tutta Italia è che attorno alle occupazioni abusive si vengono a creare delle vaste aree di illegalità e di irregolarità. Ecco,
sentire un po' la sua opinione rispetto a questo tema che sta un po' al centro anche della nostra azione di analisi e di approfondimento. È un tema complesso, io in effetti l'avevo citato all'inizio quando avevo fatto alcuni esempi a caso di delle attività criminose in cui a volte alcuni gruppi delinquenziali sono impegnati in aree caratterizzate da degrado. A volte infatti le occupazioni abusive sono gestite militarmente da organizzazioni criminali e a volte gli stessi occupanti abusivi, non tutti naturalmente, sono espressione di quelle organizzazioni criminali. In altre situazioni gli occupanti abusivi sono persone che stanno per conto proprio e che versando in uno stato di bisogno, non trovando una casa, non avendo i soldi, entrano in queste case. Altre volte invece sono persone che si affidano alle organizzazioni criminali che in questo modo, fidelizzandole, le fanno entrare, mettendo loro a disposizione questi immobili. È chiaro che uno spettro così ampio deve essere affrontato in base alla situazione che concretamente ci si pone davanti, non può esistere un modo di intervento che è uguale per tutti, sia perché occorre tener conto, ripeto, delle fragilità nel momento in cui si decide di sgomberare un intero caseggiato di immobili pubblici, ci si devono porre dei problemi che esondano nettamente dall'attività di polizia, ma che esistono e che noi diciamo non possiamo disconoscere. Dove vanno queste persone, specialmente dove vanno le persone fragili che tra queste persone ci sono. In effetti, paradossalmente, sto usando un paradosso volutamente, l'attività della Polizia di Stato sarebbe la più facile, perché dal punto di vista militare prendere una persona e metterla fuori casa non è la parte più complessa di tutta questa catena. La parte più complessa è che ne è poi di quell'appartamento. Questo appartamento verrà occupato dopo 5 minuti dalla stessa persona o da qualcun altro, oppure si sa già chi è la persona che ha diritto a quell'appartamento e quindi siamo pronti a farla entrare. Quindi è una questione che interroga molto anche gli enti locali o gli enti che sono proprietari di quegli immobili occupati abusivamente, che non può che essere, non per eludere la sua domanda, ma la risposta è che le cose vanno affrontate caso per caso, in strettissima collaborazione con gli enti proprietari di questi immobili. In conclusione, perché siccome è un tema che abbiamo iniziato ad affrontare la volta scorsa, anche alcuni colleghi me lo sollecitano, è una sua idea rispetto al fenomeno delle baby gang. Noi settimana scorsa abbiamo fatto una seduta di approfondimento proprio su questo tema e io credo che sia importante avere una sua considerazione su questo aspetto. Io ho prestato servizio tra le altre città sia a Milano che a Napoli e questo mi permette di evidenziare le grandi differenze che vi sono con riferimento alla criminalità minorile. Ecco perché non sono un grande appassionato di questa espressione, perché diciamo, i gruppi di minorenni che commettono reati sono i più diversificati, spesso in base ai nostri territori. Alcuni sono espressione diretta di gruppi mafiosi, va bene. Altri sono invece degli emarginati, il che naturalmente in alcun modo giustifica il fatto che delinquano, ma che degli emarginati magari immigrati di seconda generazione che commettono soltanto reati contro il patrimonio, soltanto si va per dire, ma insomma se non si inquadra bene, e questo sono due esempi che ho fatto per indicare, non so, le bande di latinoamericani, gli esempi che ho fatto sono i gruppi di minorenni che commettono gravi reati a Napoli o le bande latinoamericane che sono presenti ad esempio a Milano. Sono soltanto due esempi che ho fatto ricalcando queste due sedi in cui ho avuto la fortuna di prestare servizio, sono fenomeni totalmente diversi e quindi richiedono una specializzazione anzitutto degli operatori di polizia e inquirenti e requirenti che li indagano per comprendere bene qual è l'ambito criminale, se sono dei cani sciolti o se sono espressioni di gruppi di tipo mafioso. Quindi al netto di tutto,
Va segnalato anche in questo caso che in molti casi, in molte circostanze, vi sono delle condizioni di disagio che devono anche orientare le nostre attività investigative. Io ricordo di essere stato testimone di casi in cui dei giovani che uscivano di casa per andare soltanto al bar con gli amici lo facevano armati. E non facevano parte, in un caso almeno, di organizzazioni criminali di altissimo livello. Quindi qui c'è da interrogarsi, oltre ovviamente ad arrestare queste persone, va da sé fare in modo che, questo, che queste cose non accadano e intervenire, diciamo, con la legge penale nel modo più deciso, come è giusto fare, perché in questi casi, nei casi che ho citato, vi sono stati, la conseguenza è stata quella di un omicidio di un ragazzino. Occorre anche intervenire anche qui sulle cause ultime, per cui non, per le quali un ragazzino va armato non a fare una rapina, un omicidio che paradossalmente sarebbe comprensibile, ma per andare al bar con gli amici. Quindi, lasciando sospesa questa domanda, dico che il fenomeno della criminalità minorile nel nostro paese è il più diversificato, non è uguale dappertutto, a cause che in ogni luogo sono diverse, contesti criminali diversi, e quindi ciò che noi facciamo già da tempo per perseguire questi fenomeni criminali, che spesso sono di estrema gravità, è specializzare delle sezioni delle nostre squadre mobili, come già in effetti abbiamo fatto, perché abbiano una competenza specifica nel perseguimento di questi reati che, come ho detto, spesso sono molto gravi. Grazie mille, abbiamo veramente parlato di tantissimi temi, noi la ringraziamo per il suo prezioso contributo e magari ci diamo appuntamento per ulteriori approfondimenti anche sulla base, ripeto, di questo nostro percorso che stiamo portando avanti sul territorio, in cui, ecco, abbiamo modo di riscontrare poi queste criticità e queste problematiche di cui anche oggi abbiamo parlato. Quindi, ecco, ringrazio il dottor Giuliano e diamo appuntamento a ulteriori prossime occasioni di collaborazione e di sinergia. E questa è anche un'occasione in cui che mi consente ulteriormente, ancora una volta, di ringraziare la Polizia di Stato, così come i Carabinieri, la Guardia di Finanza e tutte le nostre forze di polizia e dell'ordine che sono impegnate quotidianamente nell'azione di controllo e di presidio del territorio. Grazie, dottore, e dichiaro conclusa l'audizione.